Talentuosa fotografa apprezzata anche all'estero ed art director di prestigiosi eventi culturali organizzati in tutta Italia, per la sua appassionata attenzione rivolta alla cultura e alla solidarietà, per le sue spiccate doti umane. Sezione promozione culturale a Lisa Bernardini. Eccola qui. Lasciamo sempre che sia l'assessore a premiare, facciamo dulcis in fondo. Ecco, benvenuta, buonasera. Adesso è il momento della premiazione, attenzione. Esatto, la premiazione è sempre la prima cosa che facciamo e poi dopo chiacchieriamo un po'. Eccola qui. Sì, sì, la foto, l'applauso sono l'accompagnamento migliore delle premiazioni. Grazie. Sì, ah, c'è questo scambio di doni. Grazie, grazie, grazie Daniela. Ascoltiamola, prego. Promozione culturale, ho pensato di portare un dono. Poi mi hanno detto che l'assessore è anche abbastanza curioso di novità. Allora, questo è l'annuario del cinema italiano audiovisivi, per chi non lo conoscesse, è uno strumento unico nel genere. Dal 1951 ogni anno esce un tomo, grosso modo così, sempre arricchito con notizie e informazioni. C'è da sapere tutto sul cinema e la televisione e sta qua dentro, quindi tutto ma in senso proprio delle maestranze, del trucco, del parrucco, si va dagli Oscar, quindi è anche uno strumento di cultura cinematografica, però è uno strumento culturale in senso lato perché permette di mettere in contatto maestranze che altrimenti non potrebbero essere messe in contatto, telefoni, mail, c'è un po' di tutto, quindi credo che sarà uno strumento utile per nuovi premiati, perché ci sono anche personaggi ovviamente dai più noti a quelli un po' meno noti, ma sempre all'interno del cinema, della TV, e poi ultimamente nella sezione chi è, diciamo negli ultimi anni l'annuario si è ingrandito con figure diciamo più culturali come operatori, quindi anche voi potrete magari essere inseriti, perché no, ve lo meritate, un applauso a questi due baldi giovani. E quindi assessore, questo è un regalo per lei. Ma io volevo fare un marzullo, facciamo una domanda ciascuno. Tu, come tanti artisti premiati, sei una donna veramente è una meraviglia, che sei una donna che fai tante cose. Prima fotografa, ti sei incontrata con il mondo di Fontana, il famoso Fontana? Sì, ho incontrato Franco Fontana qualche anno fa, sono andata ad un suo corso, un corso sulla creatività, e da lì mi si è aperto un mondo, perché è iniziato un percorso da maestro non di fotografia ma di vita, quindi io ho un'amicizia ovviamente privata con Franco e la sua famiglia, così come l'abbiamo un ristretto gruppo di diciamo alunni, ma siamo tutti anziani, quindi insomma siamo alunni un po' cresciuti, però lo seguiamo in giro per l'Italia, sì, in mostre insieme a lui. Ce ne sarà una molto importante a Roma il prossimo marzo. E il maestro ha dato questo tema, l'anima di Roma, quindi ci stiamo lavorando, ho iniziato da pochi giorni, vediamo quello che esce fuori, ne sentirete parlare perché sarà una mostra molto importante. Comunque la fotografia oggi è una piccola parte della mia quotidianità. Ci sono anche mesi che io non tocco assolutamente la macchina fotografica perché non ne ho il tempo. Quindi dalla fotografia in prima persona mi sono dedicata all'immagine contemporanea. In senso culturale faccio eventi, seguo personaggi, promuovo situazioni o perlomeno ci provo. E tra l'altro cinema, TV, teatro, no? Abbiamo parlato un po' di tutto stasera. Mi piace ricordare una frase di Dario Fo che diceva che c'è promozione culturale in senso di crescita, se c'è passione, se c'è divertimento e se si ride. E io stasera ho trovato un clima bellissimo, quindi c'è stata sicuramente una crescita culturale per tutti, perché ho respirato tanta passione. E poi ragazzi, ma quando ricapita una premiazione di una chiesa?